serviva invitare Miccoli? Serviva limitatamente al fatto che lui è stato un calciatore, gli altri ambiti, l'ho detto, non mi riguardano, sono della magistratura. Miccoli, ho letto che ha fatto anche un comunicato oggi chiedendo scusa, ma ripeto, questi sono aspetti che riguardano la sua sfera personale, non quella sportiva, dove lui è stato un bomber, un giocatore, sul tema ovviamente che ha sollevato Maria Falcone, che ovviamente io condivido al 100% le sue parole. È chiaro che c'è una ferma condanna per qualsiasi mafia o qualsiasi altra cosa che non sia la giustizia. Oggi siamo venuti tutti soltanto per il nostro orgoglio, dobbiamo fare una rivoluzione, dobbiamo dimostrare che Palermo è in grado di fare grandi cose. Quegli anni dove ero io sono stati anni meravigliosi, a Palermo devo tanto, con la maglia del Palermo ho conquistato la maglia della nazionale. Sono sempre simpatizzante rosanero e faccio il tifo per il grande Palermo, che ritorni dove merita. Ho avuto i brividi perché mi ricordo sempre quello che abbiamo fatto qui in questo stadio e ogni volta che ci entro, non c'entravo da tanto, ma ogni volta che entro qui per me è qualcosa di speciale. Finalmente gli applausi. Sì, dai, alla fine penso che si è chiuso un cerchio. Io qua ho fatto 2 anni stupendi, sono stato molto bene, mi dispiaceva tanto quando mi fischiavano, però sapevo che erano più fischi di, cioè che comunque la gente mi voleva sempre bene, perché l'affetto che trovavo dai tifosi palermitani in giro per l'Italia era tanto.